Telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, bentornati al nostro programma di educazione finanziaria La Finanza è per Tutti, che abbiamo realizzato in collaborazione con la banca WIDIBA. Oggi è la terza puntata, la terza pillola, e abbiamo in studio con noi Rubens Camilloni, che è un consulente finanziario di WIDIBA. Buonasera Camilloni. Buonasera Antonio. Siamo qui per fare un discorso interessantissimo puntato al risparmio. Non a caso questa sera la nostra chiacchierata si intitola "Ma si può imparare a risparmiare?" E siccome negli ultimi periodi ci accorgiamo che è sempre più difficile risparmiare, ma in realtà si può provare a imparare a risparmiare, Rubens? Sì, è un dato di fatto che sempre più famiglie hanno difficoltà a risparmiare, purtroppo anche per mille problemi che oggigiorno andiamo incontro. Però una cosa importante ce la insegnano i nostri nonni. Esempio, quando arrivava uno stipendio, la prima cosa che i nostri nonni, i nostri genitori facevano era accantonare una piccola cifra o la cifra che serviva per le spese quotidiane di tutti i giorni, che poteva essere il cibo, le bollette e quant'altro. E la nostra nonna non mancava mai di mettere una piccola cifra, anche magari simbolica, in un barattolo, che quello doveva essere la quota che doveva essere risparmiata. Perché questo? Perché già i nostri nonni avevano questa visione un po' del futuro, cioè non consumo tutto oggi, metto una piccola quota da una parte perché questa qui mi servirà per un consumo, per un obiettivo, per un mio bisogno che avrò magari un domani. Quindi oggi siamo molto concentrati sul presente e abbiamo perso un po' l'abitudine a guardare, a concentrarci o a vedere quello che sarà il nostro futuro. Ha parlato di nonni, ma oggi effettivamente gli strumenti sono tanti, per esempio quello che oggi è presente in studio, il consulente finanziario. E sicuramente il consulente finanziario può avere un ruolo molto importante nell'insegnare il risparmio alle persone. Come dicevo, il consulente, un obiettivo primario del consulente è quello di farci imparare a guardare al futuro. Quindi cercare di distogliere quello che è il nostro obiettivo di guardare all'oggi, al presente, ma di cominciare a guardare al futuro e cominciare a pensare quali sono i nostri obiettivi, i nostri bisogni, i nostri sogni che vogliamo raggiungere un domani. Per raggiungere questo, il primo passaggio è quello di conoscere innanzitutto il nostro bilancio, quali sono le nostre entrate e soprattutto anche quali sono le nostre spese, cercando di catalogarle. Le spese che abbiamo magari per il cibo, per le bollette, la rata del mutuo o magari l'assicurazione dell'auto, tutte le spese che medialmente andiamo incontro. Per fare questo magari ci aiutiamo anche con un estratto conto e cerchiamo di fare un bilancio magari mensile. Tutto questo perché? Tutto questo perché il mio obiettivo è cercare di capire, una volta che il mio reddito lo conosco, quali sono le mie spese e capire quali di queste spese sono incomprimibili, che ovviamente quelle spese le avrò, quindi che possono essere rate di un finanziamento, da quelle che invece possono essere superflue e quindi potrei anche andare a tagliarle volendo. Oltretutto, il consulente finanziario potrebbe essere davvero utile per la gestione del monitoraggio dei pagamenti con gli strumenti elettronici, perché sicuramente carte di credito, carte di debito, oggi che sono sempre più utilizzate, vanno comunque incontro a dei problemi, nel senso che è anche molto molto importante non perderne il controllo. Sì, grazie Antonio, effettivamente questo è un punto da fare particolarmente attenzione, perché effettivamente le carte ci risolvono tantissimo nella qualità della vita, perché è molto facile andare a fare un po' tutti i pagamenti che dobbiamo andare incontro. Però proprio perché sono molto facili da utilizzare, dobbiamo fare un attimo attenzione a non perderne il controllo e a monitorare le spese che mensilmente o giornalmente andiamo a fare con le carte stesse. Una volta fatto il bilancio e quindi avendo suddiviso le varie spese, andremo a vedere se effettivamente abbiamo meno del risparmio. Esatto, infatti è proprio qui che volevo arrivare, ma abbiamo fatto il bilancio, quindi sappiamo bene o male quello che entra e quello che esce, ma poi per risparmiare per davvero, cosa dobbiamo fare? C'è qualcosa di concreto che possiamo e dobbiamo fare? Sì, allora, normalmente la famiglia dice: ho il mio reddito, faccio le mie spese e di conseguenza se rimane ho un risparmio. Quello che noi dovremmo cercare invece di modificare è un po' questa equazione del tipo: il mio reddito, ok, tolgo il risparmio,
e di conseguenza ho quanto posso spendere. Quindi cercare di cambiare non il risparmio come conseguenza, ma mettere il consumo come conseguenza. Questo perché? Perché una volta che ho il mio bilancio e mi fermo con il consulente, dico: ma che cosa mi piacerebbe un domani? E ovviamente, non so, un'auto nuova, le spese per i figli, per l'università, il matrimonio per i figli, che magari possono essere delle spese importanti. Queste spese le devo in qualche modo quantificare, le devo quantificare nell'importo, ma attenzione, non meno importante è quantificarle nel tempo, quando indicativamente mi potrebbero eventualmente servire. Quindi il primo passaggio, come dicevo, è fare il bilancio. Nel bilancio capire se ho, quindi, diciamo, questa possibilità di poter avere questo risparmio, cercando come primo obiettivo di crearmi il mio fondo di riserva. Perché questo? Perché mensilmente mi possono sempre capitare degli imprevisti, la rottura di un'auto, un incidente, un infortunio, quindi possono capitare tante cose. Questa è la prima cosa che devo fare, devo mettere in sicurezza il mio bilancio con una piccola quota di riserva. Non dimenticherei mai una copertura a rischi, magari delle polizze assicurative, e poi da lì andrei a fare un mio obiettivo. Faccio un esempio, magari un obiettivo potrebbe essere che tra 3 anni voglio cambiarmi l'auto e mi servono 9.000 euro, facciamo un'ipotesi simbolica. Se tra 3 anni mi servono 9.000 euro, significa che mi servono 3.000 euro all'anno, che corrispondono a 250 euro al mese. Se la mia famiglia guadagna 1.000 euro e le spese incomprimibili sono 400 euro, prima di dire che ho 600 euro da poter spendere, farai un passaggio. 1.000 euro sono i redditi, 400 sono le spese incomprimibili. 250 euro è il risparmio che devo avere per poter ottenere il mio obiettivo, e di conseguenza che la differenza è il consumo che posso fare liberamente, magari con le carte. Se facciamo questo piccolo passaggio e ci fermiamo un attimo, e magari con una persona, un consulente che ci può aiutare, e cominciamo a spostare il nostro sguardo dall'oggi al domani, probabilmente inizieremo a risparmiare, ma lo faremo con degli obiettivi, non tanto per risparmiare magari, ma con degli obiettivi ben chiari. Quindi spostiamo il nostro obiettivo dall'oggi al domani, per non trovarci un domani a dover dire: mi piacerebbe cambiare l'auto, ma non ho la liquidità per farlo. Per evitare questo, pensiamoci oggi, così che domani quell'obiettivo lo raggiungiamo. Giustissimo Rubens, quindi davvero prezioso quello che ha detto. Risparmiare per meglio programmare, per meglio spendere e per realizzare i propri sogni. Grazie Rubens. Grazie a voi, buonasera. Ci vediamo la settimana prossima con la quarta pillola insieme a Widiba.